Allora, risistemare questo tetto comporta praticamente tre fasi per come è messo questo tetto qui. La prima fase è quella di adesso, quella più semplice, in cui non devo fare nulla se non verificare le perdite che ci sono in giro e segnarle tutte, con dei bastoncini segnarle. Sono appena entrato, sapevo già che la perdita maggiore era dalla parte superiore, che è quella sulla quale dovrò fare la terza operazione. La seconda operazione sarà sistemare quel tronco che è in parte marcio, ancora della carne attaccata, quindi metterò in parallelo un altro tronco a sostegno che andrà fissato. L'operazione è abbastanza semplice anche questa. Di tutto questo lavoro, l'operazione più difficile, più impegnativa, sarà risistemare, come vi dicevo, la parte superiore, perché dovrò spiodare tutto e sostituire il legno. Quindi dovrò fare una ricerca in giro per il bosco, trovare un bel legno stagionato, lungo, oppure dei legni da aggiuntare. E una volta sistemati queste problematiche, questo locale è praticamente a posto, in ordine, per poter essere utilizzato in sicurezza per molti anni, diciamo. Quindi è una semplice manutenzione, non è da rifare completamente, però è un lavoro abbastanza che richiede comunque un certo impegno. L'idea per il futuro, poi, è di, come prima idea, è quella di realizzare una specie di laboratorio. Questo qui sarà il luogo in cui lavorerò la legna, dove farò tutti i miei vari lavori. Sarà una specie di open space e quindi mi concentrerò qui per fare tutte le mie varie costruzioni e come punto base per fare tutti i vari lavori anche dello stanzino laterale di questa baita. Ecco, lì sotto c'è un piccolo ristagno, ma non mi preoccupa perché diciamo che fuori c'è un po' una cozzaglia di sassi che sono stati messi per evitare che le capre, le pecore salissero sul tetto ai tempi, quindi probabilmente già soltanto facendo un po' di pulizia e risistemando quel ristagno lì si risolverebbe, e poi comunque non va a bagnare nessun legno. Questi legni si chiamano tampiare, in dialetto solano tampiare, questo mi è stato detto da un amico che è sicuramente più esperto di me per quanto riguarda i tetti. Ho trovato un'altra rogna che non avevo notato, che è questa qui. Vedete come è flessa questa tampiara? Questa praticamente si sta quasi per spaccare, quindi anche qua non è urgentissimo forse come lavoro, però andrà fatto anche questo. E per il resto non ci sono altre perdite. Purtroppo altra brutta sorpresa che non avevo notato, vedete lì la tampiara è completamente andata, è spezzata, e quindi andrà fatto un lavoro di rinforzo anche lì. Come vi dicevo, per il resto nella parte bassa del tetto non ci sono altre perdite, tutto arriva praticamente dall'alto, quindi è un tetto relativamente in ordine. Ci sono ovviamente dei lavori da fare, ma è un tetto recuperabile. Thank you.
Ma oggi che è finalmente una bella giornata piovosa, e dico finalmente perché non pioveva da veramente moltissimo tempo e finalmente si sta vedendo acqua vera, acqua che si spera farà uscire anche qualche fungo, ne approfittiamo per parlare di una nuova macchina che credo che potrà essermi molto utile e mi potrebbe agevolare in molti dei miei lavori qui alla baita. Questa mi è stata fornita dalla Vevor, è una pialla spessore. Pialla spessore non ne ho mai avuta una, ho avuto la classica pialla manuale o elettrica. La pialla spessore cosa fa? Semplicemente quello che fa una classica pialla, ma molto più semplicemente e anche in modo più professionale, diciamo. Quindi serve per appianare le superfici che presentano delle irregolarità, come possono essere magari assi imbarcati oppure, come nel mio caso, assi tagliati a motosega che sono molto grezzi ed hanno bisogno di essere lavorati per essere esteticamente e non solo migliorati e quindi per poter essere utilizzati in vari tipi di progetti. Ve la faccio brevissima, questa pialla spessore non fa nient'altro che piallare in modo praticamente automatico. Voi inserite il vostro asse di legno, il vostro tagliere, quello che è. Vedete, qua c'è una specie di chiamiamola passerella per questo tronco. Voi appoggiate il vostro asse grezzo e praticamente esce dall'altra parte levigato tramite varie passate, perché bisogna fare diverse passate per evitare di asportare troppo materiale. Si riesce ad ottenere praticamente un risultato quasi da segheria e quindi questa è una macchina che penso potrebbe veramente tornarmi utile. Adesso andiamo a vedere un attimino quattro caratteristiche tecniche, vediamo un pochino com'è composta, com'è fatta, e poi andremo a testarla nei prossimi giorni, perché adesso sto cercando di risparmiare un po' di energia del fotovoltaico, perché per l'appunto il tempo è quello che è e quindi preferisco conservare un po' di carica per cose prioritarie. Allora, giusto quattro parole su questa pialla spessore. Iniziamo a vedere le caratteristiche tecniche. Potenza 1500 watt, quindi molto potente. Ha una larghezza di taglio di 319 mm, quindi anche qua stiamo parlando di una larghezza, direi, abbondante, più che sufficiente per qualsiasi genere di lavoro dobbiamo fare. Range di taglio dai 5 ai 150 mm, quindi minimo possiamo piallare uno spessore di 5 mm, è una cosa logica perché poi se andiamo a vedere sotto la massima profondità di taglio è 3 mm, quindi 5 meno 3 rimangono giusto quei 2 mm per evitare di rovinare la lama e la macchina. Quindi qua vi ho appena dato l'ulteriore dato di 3 mm massimo di piallatura, anche se ovviamente è preferibile andare per gradi, non piallare subito in modo violento, anche per evitare per l'appunto di rovinare magari le lame e così via, per ottenere anche un lavoro più preciso e più pulito. 9000 giri al minuto, la velocità della lama. Abbiamo anche un dato della minima lunghezza di taglio, 150 mm. Non abbiamo un dato massimo della lunghezza di taglio, sarebbe da provare con qualcosa di abbastanza importante. Comunque vedete che abbiamo anche una profondità di taglio di 150 mm, quindi possiamo lavorare anche su legni molto grossi. A livello costruttivo sembra una macchina molto solida, molto pesante, sembra un qualcosa di abbastanza professionale. Questi sono le guide con i rulli sotto e sopra, quindi vi dicevo, voi inserite il pezzo, regolate tramite questa manopola la profondità di piallatura che volete. Dall'altra parte vi esce il pezzo lavorato. Andiamo anche dall'altro lato e vedete che qui abbiamo questa cappottina che io ho installato,
che si può installare in alternativa alla copertura, dove potrete anche fissare l'aspirapolvere. Io ho fatto un test veloce oggi, ho provato l'aspirapolvere, però non mi sono trovato molto bene, perché quando l'asse viene trasportato dalla pialla praticamente lo fa sganciare, quindi bisognerebbe trovare un modo migliore di fissarlo, ma nel mio caso lavorerò per lo più, penso, all'esterno e raccoglierò la segatura e la metterò in dei sacchi e mi servirà per varie cosine, tra le quali per accendere il fuoco e così via. Vedete che ci sono anche le gambe, quindi questa pialla spessore può essere montata su questo supporto che vi viene fornito con la pialla, oppure potete utilizzare la pialla così com'è anche su un banco. Ci sono anche dei pedini in gomma da applicare sotto, quindi come preferite voi. Io preferisco così perché la userò proprio con i suoi supporti, perché ho intenzione anche di spostarla in più punti. Qua ci sono anche i maniglioni laterali per il trasporto, come vi dicevo. Qua c'è l'interruttore, un tasto di reset in caso di sovraccarico di tensione. Questo serve per resettare la macchina. Qua c'è la scala graduata per misurare lo spessore e regolare la piallata, sempre tramite questa manovella. Con la pialla vi vengono anche forniti alcuni pezzi di ricambio proprio per il sistema di spostamento della lama. Quindi abbiamo all'interno della confezione anche qualche oggettino per la manutenzione, e ci sono anche degli oggettini per la pulizia delle spazzole del motore, se non erro. Questa è un'infarinatura generale. Adesso aspettiamo che arrivi un po' di sole per lavorare in modo un pochino più duraturo con questa pialla spessore, che sembra un ottimo oggetto e soprattutto sembra un oggetto anche molto potente. Eccoci finalmente, una giornata di sole, abbiamo energia in abbondanza e adesso ne approfitteremo per testare questa pialla con dei vecchi assi che avevo fatto. Non so se qualcuno si ricorda, da un tronco di ciliegio avevo ricavato parecchi assi molto grezzi, molto, insomma, non proprio con la giusta planarità e una superficie estremamente ruvida. Quindi non stiamo parlando di un lavoretto da laboratorio con una superficie già liscia, stiamo parlando di assi veramente messi molto male, e l'obiettivo dovrebbe essere quello di riuscire ad ottenere una superficie levigata, planare, quasi come da segheria. Almeno questo è quello che mi immagino io. Adesso vi faccio vedere da vicino questi assi. Comunque ce ne sono alcuni più malmessi, altri un pochino più precisi. Iniziamo da qualcosa di facile, poi vedremo di rendere lisci e utilizzabili anche quelli proprio più malmessi. Ci proviamo, insomma. Diciamo che se questa pialla spessore riesce a fare questo, riesce a fare sicuramente tutto. Cercherò di farvi capire come sono questi assi grezzi, ripeto, ricavati da motosega. Spero che si possa notare che sono la superficie. Intanto vedete, è molto ruvida, molto scavata dai denti, dalla catena della motosega. E vedete che anche la planarità non è per nulla buona. Questo è dovuto a un errore in fase di taglio, perché con l'attrezzo per ricavare gli assi che utilizzo
se partite male col primo taglio, tutti gli altri vengono storti, quindi questo è il risultato. Però teoricamente con una pialla di questo tipo, senza far troppa fatica, con pazienza dovremmo riuscire a ricavare degli assi perfetti. Lo tirò con un asse molto imbarcato. Allora, praticamente tramite la manopolina portiamo la macchina giù fino a far toccare coi rulli l'asse. E da lì pian piano ricaveremo la misura. Nel mio caso, lo dico sinceramente, vado un po' a spanne perché qua c'è talmente tanto da piallare che prima di avere una misura precisa c'è da fare un bel lavoro di sgrossatura. Ecco i primi due assi che ho iniziato a piallare, ho fatto già diverse passate, sono ancora da rifinire, come vedete c'è ancora qualche segno della lama della motosega, questo invece è più lavorato. Adesso vi faccio vedere bene da vicino, comunque la superficie è veramente molto liscia, la finitura è molto molto buona, non necessita di alcun ulteriore trattamento, la superficie è perfetta per essere utilizzata così com'è, secondo me è un'ottima finitura. Il problema è che io ovviamente sto imparando a fare determinate cose, quindi certe cose sono assolutamente un principiante, e come vi dicevo, quando ho tagliato questi assi purtroppo il grandissimo errore è stato quello di non avere la planarità perfetta dall'inizio, quindi questi assi sono curvi, pensavo che piallandoli diventassero piani, invece bisogna utilizzare una dima proprio per avere la prima superficie piana, perché se entrambe le superfici sono curve non raggiungeremo mai una planarità. Quindi avevo un asse piano, uno dei pochi che sono riuscito a ricavare come si deve, dopo che mi ero accorto che gli assi erano un po' a banana, ecco. Quindi adesso questo bell'asse qui verrà sacrificato per diventare una dima e vedremo un attimino se riuscirò a recuperare queste superfici veramente così ricurve. Il problema è che significa asportare via veramente tantissimo materiale e quindi non so cosa ne rimarrà, però facciamo un tentativo.
Ok, vi mostro bene da vicino la finitura, spero che si veda, provo a farvela vedere leggermente in controluce, vedete che è molto bella. Ovviamente in alcune zone ci sono degli errori perché comunque qua siamo al limite della larghezza, delle volte mi è capitato che si incastrassero all'interno della macchina, ma sono tutti errori miei. Diciamo, ecco, questo lato è venuto meglio, la superficie è perfettamente liscia. Vi faccio vedere frontalmente. Quindi direi assolutamente un ottimo risultato. Questa macchina la maltratterò tantissimo, quindi se non si distrugge durante questi tentativi dovrebbe essere veramente solida. Vedremo, adesso vado avanti a lavorare. Ora, utilizzando l'asse dritto come dima, effettivamente sono riuscito ad ottenere la prima superficie piana e quindi adesso basterà semplicemente girare e seguirà il profilo della superficie di sotto. Vi faccio vedere, sono riuscito a ottenere la prima superficie piana su questo asse molto banana. Adesso bisognerà piallare molto per renderlo tutto piano. L'unico problema è che ho utilizzato delle viti e queste viti hanno graffiato tutta la superficie qua del piatto in acciaio per lo scorrimento. Spero che questo non comporti nessun problema nell'utilizzo. Purtroppo sto andando a tentativi, come vi dicevo, questa macchina la maltratterò. Questo alle mie spalle è il lavoro di oggi, sono quattro assi più un piccolo tagliere, ho intenzione di realizzare un piccolo tagliere, come avrete potuto notare anche dalla quantità di trucciolo, ho lavorato parecchio, ho maltrattato la macchina, è la mia prima pialla a spessore, quindi ho fatto veramente tantissimi errori all'inizio, poi dopo ho preso il ritmo, ho capito bene il funzionamento della macchina e devo dire che dopo andavo molto più veloce anche in modo molto più preciso. Ho purtroppo anche rovinato un pochino la piastra inferiore, questo cosa comporta? Purtroppo sono stato stupido io perché bastava creare una svasatura per le viti
e le viti non avrebbero toccato la piastra. Quindi questi graffi si possono ripresentare sulla superficie del legno. Per me non è un grandissimo problema. La piastra si può smontare, si può sostituire eventualmente. Spero che Vevor in qualche modo possa fornire anche queste piccole parti di ricambio. In caso contrario comunque si può tranquillamente levigare, magari utilizzando un flessibile, quindi si può riportare nuovo. È una semplice lamiera, niente di che. Comunque questo è stato un errore mio. La macchina si è comportata molto bene, a me dà l'impressione di essere una macchina solida rispetto a pialle a spessore professionali. Penso che costi la metà, quindi direi che sì, credo che sia un buono strumento. Tra l'altro, se acquistate tramite il link che c'è in descrizione avrete anche un piccolo codice sconto. E niente, vedremo nel tempo se sarà uno strumento duraturo, perché è uno strumento che mi servirà per moltissimi lavori, quindi spero che sia veramente solido anche per il futuro. Bene, per questo video è tutto. Se avete bisogno di ulteriori informazioni scrivetemele nei commenti. Se avete una pialla a spessore fatemi sapere come vi sembra. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, un saluto da Luca. Alla prossima!